Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce e cresce anche in modo positivo. Di solito il contenuto sugli allenatori, facciamo un reel di un minuto e vediamo gli allenatori che rischiano, chi rischiano l'esonero. Oggi vogliamo fare un contenuto più lungo per parlare chi rischia seriamente di saltare, chi sarà confermato e chi no. Però voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente e continuate a supportarci con e mi piace, i commenti e l'iscrizione. Per voi è tutto gratis, ma per noi è fondamentale perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo, più portiamo contenuti, più portiamo format, ma soprattutto portiamo qualche ospite per avere un bel dibattito, per avere un confronto. Poi faremo delle live con voi della community protagonista, perché la nostra è una community positiva, non è una community negativa. E partiamo col contenuto. A proposito, abbiamo anche un secondo canale, dei Guanti Blu Extra, che lì parliamo di tutto, tranne che di calcio. Abbiamo anche dei contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. E allora, partiamo subito. L'unico allenatore esonerato di questa sera è Daniele De Rossi. Follia pura! La Roma ha fatto una follia. Per me cacciare De Rossi è stata una follia. Tu non puoi andare a cacciare De Rossi dopo 4 giornate di campionato, perché vuol dire non essere del mestiere. Vuol dire no, non capire il momento. Tu hai cacciato Mourinho perché tu pensavi che ormai la squadra non lo seguiva, perché volevi una scossa. E hai preso una bandiera come De Rossi. Sapevamo tutti che De Rossi veniva da un'avventura di 3 mesi e poi esonerato con la Spal. Però lo scorso anno ha dimostrato di essere un buon allenatore. Quest'anno ha preso i giocatori che voleva. Poi sappiamo il diverbio con la CEO, sappiamo il diverbio con la proprietà, però tu non cacci De Rossi per i risultati, tu cacci De Rossi per le cose interne, perché ormai non c'era più rapporto fra De Rossi e la società, ed è un errore grave, perché poi nel comunicato cosa mi dici? Che vai a prendere Juric perché vuoi vincere? Scusate la mia ignoranza, ma Juric nella sua carriera cosa ha vinto? Mi dovete spiegare, Juric nella sua carriera cosa ha vinto? Non ha vinto niente. Tu mi potevi dire così se prendevi Xavi, se prendevi Klopp, se prendevi Allegri, se prendevi Sarri. Prendo questi allenatori perché voglio vincere, perché hanno vinto. Lo stesso Pioli ha vinto, però va a prendere Juric. Poi la notizia qual era? Che loro avevano trovato l'accordo con Pioli. Pioli non se ne sentite che poi andate in Arabia Saudita, però a oggi ci troviamo una Roma con Juric che è a rischio esonero, perché ormai ogni sconfitta che fa Juric tutti dicono se ne deve andare. O vanno a prendere De Rossi? Follia, follia, perché se va a prendere De Rossi vuol dire che tu come società non capisci niente e farai un autogol pazzesco, perché a quel punto davanti al mondo intero dimostri di non sapere niente di calcio. E allora lì è un caos totale, come nel caos totale Milan, perché dopo la vittoria contro l'Inter nel derby, Fonseca sembrava il nuovo Lido, sembrava il nuovo Guardiola, sembrava che era lanciatissimo a vincere lo scudetto. Vengono 2 sconfitte consecutive con Bayer Leverkusen e Fiorentina. Fonseca è un pirla, Fonseca va cacciato, ma Fonseca si è dimostrato incapace nel momento in cui va in conferenza stampa e dice i rigoristi non erano Theo e Abraham, ma erano Pulisic. Ma la cosa assurda è questa. Tu lo vai a dire? Tu devi andare nello spogliatoio e prendere chi è andato a tirare il rigore, prenderlo dal cravattino e sbatterlo al muro. Non andare in mondovisione a dire pubblicamente la squadra non mi segue. E se il Milan vuole cacciare Fonseca, queste 2 settimane la possibilità, senza che poi lo caccia durante la ripartenza del campionato, perché lì fa un autogol, perché lì deve andare a prendere un allenatore che in breve tempo deve poi ripartire tutto. Ora aveva 2 settimane, se tu non ti fidi di Fonseca, ora lo devi cacciare. Come secondo me Monza e Venezia devono cacciare immediatamente Nesta e Di Francesco, ma per 2 motivi completamente diversi. Di Francesco, per me, dopo il fallimento dello scorso anno col Frosinone, non doveva ripartire subito, si doveva prendere una pausa oppure fare qualche anno in Serie B, perché lo scorso anno è stata anche soprattutto colpa sua
della retrocessione, perché in alcune circostanze, invece di fare bel calcio, doveva portare punti a casa. Lui piaceva che tutti parlavano del suo calcio spettacolare, del nuovo tiki-taka, però facendo questo calcio spettacolare, tanti punti l'ha persi per strada. E lì è stato lui il fallimento. Alessandro Nesta, signori miei, prima di tutto che la sua prima esperienza in Serie A, con un Monza che gli sono stati venduti col Pano, Di Gregorio e Valentin Carboni, presi giocatori semi sconosciuti, e preso Durati in porta, portiere del Frosinone, che lo scorso anno sembrava quello che faceva le papere in Topolino, non mi ricordo come si chiama, comunque quello là, perché prendeva gol stupidi. E tu ti affidi la tua porta a quel tipo di portiere, e allora, signori miei, vai te la cerchi. Vai te la cerchi. Se tu a gennaio fai un mercato come si deve, lo puoi tenere Nesta. Se invece devi andare a trovare un allenatore con quel poco che hai, ti può salvare, Nesta non è l'uomo giusto. Girardino, signori miei, io l'avevo detto, ha sbagliato a rimanere. Aveva fatto una grandissima stagione col Genoa. Quando si era accorto che stavano vendendo tutti i migliori giocatori e gli stavano tenendo delle pippe, tipo gli hanno preso Pinamonti, e allora ti dimetti, perché tutto il bello che hai fatto lo scorso anno, tutte le cose positive dello scorso anno, quest'anno te le stanno buttando contro. Addirittura si parla di esonero di Gilardino. Perché Gerardino ha le colpe, gli vendono Retegui, gli vendono Martinez, gli vendono Gudmundsson, e le colpe sono di Gilardino, o forse di una società incompetente, o di una società incompetente, come Lecce, che era partito ancora con Gotti, e io l'avevo detto, Gotti non è l'uomo giusto per il Lecce, si è salvato lo scorso anno grazie al lavoro fatto da D'Aversa, e oggi lo vediamo, un Lecce che rischia davvero, un Lecce che oggi davvero è l'ombra di se stesso. E occhio anche alla situazione fiorentina, perché a oggi Paladino si è salvato, perché grazie alla vittoria contro il Milan sembra quella la vera Fiorentina, però anche lì è un punto interrogativo. Se no tu non ti fidi, lo devi cacciare, non tenere e sperare che possa andare avanti. Se no torniamo allo stesso punto di Fonseca, ora vince le prossime due partite, va tutto bene, e perde un altro è ancora sotto la lente di ingrandimento. Invece, le prime della classe, che sono Napoli, Inter, Juve e Lazio, le panchine sono super che confermate. Per me, Conte, Inzaghi, Thiago Motta e Barone resteranno anche il prossimo anno per volontà delle società. Però occhio a Simone Inzaghi, perché dopo 5 anni all'Inter, forse una nuova esperienza. Sappiamo che neanche un mese fa il Manchester United aveva fatto una super offerta per farlo entrare subito l'allenatore del Manchester, però Inzaghi ha rifiutato. Forse spera che quell'offerta ci sia pure a giugno, perché io penso che a giugno, per volere di Simone Inzaghi, voglia un'altra avventura. Però il problema qual è? Che oggi De Hager è su un filo, questo filo è sottilissimo. Alle prossime sconfitte, molto probabilmente l'allenatore olandese sarà esonerato, e lì la vedo difficile che il Manchester United vada su un allenatore, un traghettatore, ma vada a prendere un top che è libero. Però, signore, a oggi questa è la situazione. Ci sono tante incognite, l'unico esonero è stato De Rossi, e quell'esonero vuol dire follia pura, vuol dire che chi comanda a Roma non capisce quasi niente di calcio. Ditemi la vostra sotto nei commenti. Ciao!